Buoni fumetti a tutti. Questo è il primo video che carico sul mio canale. Il canale si chiama Fabrix Fumettofilo. È un canale che vuole parlare principalmente di fumetti. E essendo il mio primo video, ed essendo io un esordiente totale in questo campo, spero che mi perdonerete eventuali errori, eventuali ingenuità, eventuali mancanze. Detto questo, il primo video lo vorrei dedicare a un personaggio a me molto caro, cioè Mister No. Mister No, di cui sta uscendo questa bella ristampa a colori, che è stata già commentata più volte in rete, molto puntualmente, con grande dovizia. Quello che però interessa a me non è tanto esprimere delle valutazioni di una lettura di Mister No oggi. Quello che mi va di dire è esprimere alcuni brevissimi concetti relativi a che cosa sia stato leggere Mister No nel 1975 per un bambino che ero io. Preciso infatti che quando è uscito nel 1975 il primo numero di Mister No, io non avevo ancora compiuto 10 anni. Pur essendo un bambino, però avevo già letto diversi fumetti, è una passione che ho praticamente da sempre, però Mister No, nel panorama fumettistico che c'era allora, è stato un pugno in faccia, uno schiaffo, un cambio di marcia, è stato qualcosa di assolutamente innovativo, assolutamente innovativo. Perché dico questo? Perché se volevi leggere qualche fumetto negli anni 70 fino al 75, fino a quando non è uscito Mister No, e anche prima degli anni 70 naturalmente, fumetti intendo insomma, per un target adulto, da ragazzo, insomma, quantomeno. Potevi percorrere due vie, potevi leggere i supereroi americani, Uomo Ragno, Fantastici 4, Mitico Thor, questi titoli molto belli, oppure potevi scegliere sul panorama italiano e c'era Tex, c'era Zagor, c'era il Piccolo Ranger, fumetti di questo tipo. Stiamo parlando però diciamo, di due filoni fumettistici molto diversi tra loro, ma tutti e due molto diversi da Mister No. Mister No è, ora, voi sicuramente tutti conoscerete nel panorama italiano, diciamo, Tex, Zagor, questi fumetti. Parlano di eroi a tutto tondo, cioè di eroi che non hanno paura, di eroi che non hanno vizi, di eroi che non hanno debolezze, che non hanno mai atteggiamenti fuori dalle righe. Quindi, diciamo, eroi abbastanza classici. Tutto cambia, a mio parere, quando esce questo fumetto. Questo è l'albo di Mister No che io ho acquistato nel lontano 75 in edicola. Questo albo è diverso da tutti gli altri, già l'inizio è qualcosa di diverso, perché Mister No incomincia con, come sapranno i più, con queste tavole. Cioè noi siamo in un'agenzia di viaggi, questo signore è il titolare dell'agenzia di viaggi e cosa fa? Propone delle mete, come fanno tutti gli agenti che lavorano in queste agenzie. Ma che cosa succede? Qual è la vera novità? Che il cliente non compare sul fumetto. Questo agente di viaggi parla con noi, cioè il suo sguardo è rivolto al di fuori del fumetto, è rivolto al lettore. Già questo inizio, si potrebbe dire quasi interattivo, del fumetto mi aveva fortemente colpito, cioè era qualcosa che nel 75, almeno per quella che era la mia conoscenza dei fumetti, era al di fuori di ogni tipo di possibilità, era una qualcosa che io mi ha letteralmente spiazzato.
Poi andando avanti nella lettura, chiaramente Mister No è un personaggio che, a differenza di quasi tutti gli altri eroi che io conoscevo, anzi forse tutti direi gli eroi che conoscevo, non si trova bene nel luogo in cui è. Ora voi vi potreste immaginare, non so, Tex che a un certo punto, schifato da ciò che gli sta intorno, prende e dice basta, io me ne vado via dal Texas o da dove sono e vado a Shanghai, non so, ecco, dico un posto a caso. Era inverosimile. Con Mister No questa cosa succede, cioè Mister No lascia effettivamente la sua patria e perché è deluso dalle vicende del secondo conflitto mondiale, è deluso da una serie di eventi che gli sono capitati. E dove va? Va in un posto, perché anche qui è un'altra cosa abbastanza geniale, molto geniale in realtà, non va in un posto, in un luogo fantastico come potrebbe essere, non so, Rio de Janeiro o altre località turistiche molto in voga, già dai tempi di Mister No. No, va in una città sostanzialmente decadente, cioè va in una Manaus che conosce il periodo del post-boom economico, quindi il boom si è sgonfiato e quindi non, diciamo, la sua scelta cade su un posto dove ci sono case fatiscenti, capanne, un posto dove pochi, credo ambirebbero ad andare a visitare. In più, Mister No, a differenza degli altri eroi, come è noto, beve, fa il galletto un po', insomma, con le donne, s'arrabbia, perde il controllo, beve molto, cioè molto spesso capita di vedere Mister No completamente ubriaco anche in alcuni albi. Quindi questo cosa ha significato nel 75 in fondo? Ha significato per me tantissimo, perché io trovavo per la prima volta un eroe che non era un eroe, era un eroe a portata di mano, se così si può dire, cioè era un eroe che aveva delle paure. Ci sono degli albi di Mister No dove lui ha paura di certi eventi che gli possono capitare, suda freddo. È un eroe che ha delle debolezze, è un eroe che ha dei sentimenti anche estremi delle volte, che manifesta in un modo a volte, spesso anche smodato. È un eroe che sbaglia. Quindi, per questi motivi, Mister No, diciamo così, mi è sembrato subito molto più umano di tanti altri fumetti che leggevo al tempo e leggere Mister No per me è diventato un appuntamento irrinunciabile. Consideriamo che io ho cominciato a leggere Mister No alle scuole elementari, poi me lo sono portato dietro per le medie, il liceo e anche l'università. Poi l'ho a volte sospeso, a volte l'ho ripreso, ma insomma per praticamente tutta la mia crescita da bambino fino a uomo, Mister No è stato praticamente una specie di fratello per me, nel senso che io mese dopo mese leggevo le sue gesta e vedendo quello che anche lui faceva e vedevo che anche lui sbagliava, tentava, dopo l'errore si rialzava, ci riprovava, sempre con quel sorriso un po' guascone, no? Sulla faccia, idealista disilluso, però non mai cinico. Quindi sempre all'interno una fiammella di speranza nel fatto che l'umanità potesse e possa comunque migliorare, insomma, tutta una serie di caratteristiche che me lo hanno reso francamente indispensabile per una lunga parte della mia vita e anche adesso quando mi capita di riprendere in mano gli albi di Mister No, sono sempre molto emozionato perché sia mi ricordano, diciamo, la mia infanzia e anche la mia giovinezza, ma anche perché queste tematiche, che spesso vanno anche sul sociale, cioè molti albi di Mister No parlano di inquinamento, parlano di sopraffazione, parlano di popoli che si stanno estinguendo, soprattutto quelli amazzonici. Sono tematiche, a mio parere,
eterne, universali, sono tematiche che non possono lasciare indifferenti. E quindi, secondo me, questo albo e questa collana in generale è una collana eccezionale. Il merito è ovviamente è del suo creatore, Sergio Bonelli o Guido Nolitta, nome d'arte, che per me è un genio totale, è un autore fenomenale. Chiudo raccontando un aneddoto che mi riguarda. Molti anni dopo, ero già insomma, un uomo fatto, come si dice dalle mie parti, e in una fiera del fumetto vidi che c'era Sergio Bonelli in persona. E mi sono bloccato. Io non sono una persona particolarmente timida, ma insomma, vedere davanti quello che era che è l'autore del mio personaggio dei fumetti preferito, con cui sono cresciuto, con cui ho condiviso emozioni, allegria, tristezza, insomma, non riuscivo ad andarla a conoscere, che per me è una cosa abbastanza inusuale, anzi molto inusuale. Fortunatamente vicino a me c'era un mio amico che ha rotto questo ghiaccio, ha fermato Sergio Bonelli, me lo ha presentato e Sergio Bonelli è stato gentilissimo. Chiaramente in quel momento il tempo per me si è fermato, cioè tutto l'universo si è concentrato in quel punto lì dove eravamo io e Sergio Bonelli. E fu gentilissimo, mi parlò un po' di Mister No, io gli feci i complimenti perché, e sono contento di aver avuto la possibilità di fare personalmente i complimenti a Sergio Bonelli, perché veramente questa creazione, questo fumetto, questo personaggio è geniale, è fuori dal tempo, è un classico sotto tutti i punti di vista. E alla fine di questo incontro Sergio Bonelli mi fece anche il suo autografo, che è questo, fatto, non so se si riesce a vedere, a forma di fumetto, che ovviamente io conservo iper gelosamente. E questo è quanto, insomma. Quindi questo video è dedicato a Sergio Bonelli. È dedicato alla sua creatura che per me è geniale, che è Mister No, e è dedicato anche a tutti coloro i quali hanno conosciuto Mister No e conoscono e continuano a conoscere Mister No e lo possono apprezzare. Questo era quello che volevo dire. Spero di non aver annoiato nessuno e con questo vi saluto e alla prossima.